Vedremo ora come salvare i risultati e le ricerche fatte e creare alert. Dalla lista dei risultati possiamo salvare i singoli documenti che ci interessano molto rapidamente. La prima cosa da fare è selezionarli. Selezioniamo 5 articoli a caso: il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. A questo punto noi possiamo spedirci i risultati per email. Basta cliccare su email, stamparli selezionando print, oppure esportarli o salvarli scegliendo Export Save. Tra i formati di esportazione c'è a disposizione anche il programma per la gestione di bibliografie EndNote. Se abbiamo bisogno solo della citazione, clicchiamo su Cite. Di default esce il formato APA. Possiamo però sceglierne anche altri. Ad esempio, i più famosi sono Harvard o in fondo Vancouver. Basta selezionarlo, cliccare Change e poi Done. Possiamo anche salvare i risultati in modo permanente direttamente in una pagina personale all'interno della banca dati. Selezioniamo un paio di risultati, ad esempio i primi due. Dopodiché clicco su Save to My Research. Per farlo dobbiamo prima registrarci. Io adesso entro con le mie credenziali. La prima volta bisognerà cliccare su Create My Research Account. Vedo in alto My Research e il mio nome. Salvo i risultati, basta cliccare su Save. I risultati sono stati salvati. Per rivederli, vado in alto in My Research, dove ritrovo tutti i documenti salvati. Questa procedura serve per salvare le citazioni. Per accedere invece al full text, bisognerà selezionare il bottone SFX, visibile accanto ad ogni risultato. Provo a selezionare il primo. Questo articolo non risulta disponibile in formato elettronico né cartaceo, quindi potremo richiederlo tramite il servizio del Document Delivery, cliccando su Invia la richiesta al servizio IDD della tua biblioteca. Proviamo anche il secondo, sempre col bottone SFX. Questo articolo è disponibile in formato elettronico. Accanto ai risultati possiamo salvare le ricerche, per non rischiare di dimenticarci lo storico delle ricerche fatte. In alto vediamo che la banca dati sta mappando le ricerche fatte in questa sessione. Lo vediamo qui, One Recent Searches ad esempio. Proviamo a salvare questa ricerca, quindi la selezioniamo, facciamo una spunta e poi clicchiamo su Save. E ancora Save. La ricerca è stata salvata. Se abbiamo bisogno di rivedere le ricerche salvate, andiamo in My Research. Le ricerche vengono salvate non nella sezione Documenti, ma in quella Searches. Da qui potremo in qualsiasi momento cancellarla scegliendo Delete o modificarla, Modify Search. Le banche dati ProQuest permettono di applicare un alert a una ricerca, per ricevere direttamente sulla nostra mail gli aggiornamenti. Accanto ai risultati, selezioniamo Create Alert. Possiamo fare questa procedura solo se precedentemente ci siamo registrati nella banca dati. Come prima cosa, diamo un nome all'alert. Ricerca 10 settembre. L'indirizzo mail è già segnato perché l'abbiamo inserito in fase di registrazione. Volendo possiamo aggiungere un secondo indirizzo mail nel campo Also Send To. Nello step 3 possiamo inserire ulteriori dettagli, ad esempio possiamo scegliere se vogliamo includere i dettagli della ricerca e se vogliamo includere oppure no le evidenziazioni. Infine, definiamo con quale cadenza ricevere gli aggiornamenti. Fatti questi quattro passaggi, basterà cliccare il bottone Create Alert. Riceveremo una mail dove potremo confermare di volere l'alert o
o cancellarlo. Concludo facendo presente che le banche dati ProQuest mettono a disposizione un tutorial disponibile dalla homepage stessa, cliccando su Help. Per qualsiasi chiarimento o curiosità, visitate il sito della biblioteca. A presto!